La velocità di 50 metri al secondo in questo esempio rappresenta la velocità limite. È la massima velocità raggiunta dall'oggetto in caduta libera. Libera non tanto perché c'è l'attrito, diciamo dall'oggetto in caduta in presenza d'aria, cioè con l'attrito viscoso. Più di questa velocità l'oggetto non può raggiungere. A questo punto si apre il paracadute e la forza d'attrito viscoso aumenta improvvisamente, per esempio di un fattore 10, cioè da 10 a 100 N. Questo ovviamente perché il paracadute offre una grande area e quindi l'attrito aumenta parecchio. Adesso la forza totale sarà di 90 N, ma soprattutto sarà rivolta in alto, 100-10 N. Il paracadute si apre e offre improvvisamente una grande resistenza all'aria, aumenta all'improvviso la forza d'attrito. Per la prima volta la forza totale è rivolta in alto e quindi il paracadutista decelera, cioè rallenta. Non bisogna credere che il paracadutista adesso vada verso l'alto, come se rimbalzasse. Prima andava in basso, poi improvvisamente rimbalza e va in alto. Non è così. Andrebbe verso l'alto se partisse da fermo, cioè se la sua velocità fosse zero, con una forza rivolta in alto, lui andrebbe in alto. Ma in realtà lui sta andando in basso, con 50 metri al secondo di velocità. E questa forza totale rivolta in alto, che produce un'accelerazione rivolta in alto, lo fa rallentare, cioè non lo fa andare in alto, il paracadutista continua a scendere, ma lo fa con una velocità che diminuisce. Quindi il paracadutista decelera, cioè rallenta. La sua velocità, per esempio, passa, dopo un po' di tempo, da 50 a 25 metri al secondo. Essendo dimezzata la velocità, dimezza anche la forza d'attrito viscoso dell'aria, 100 N, 50 N. Ora la forza totale è di 40 N in alto e produce una accelerazione sempre verso l'alto di 40 metri al secondo quadrato che continua a far rallentare l'oggetto. Non è che lo fa risalire, lo fa rallentare. Quindi, siccome la forza totale è ancora rivolta in alto, il paracadutista continua a rallentare. E rallenta fino al punto in cui la sua velocità si porta a 5 metri al secondo. Di conseguenza anche la forza d'attrito si riduce e si porta a 10 N e diventa uguale al peso. A questo punto la forza risultante è 0, non c'è più accelerazione sul paracadutista e quindi per il principio di inerzia, forza totale 0, il paracadutista continua a velocità costante, cioè scende alla velocità di 5 metri al secondo costante. D'ora in poi la velocità si mantiene costante e il principio di inerzia.